Ringrazio la Bonanni che mi ha offerto un caffè e mi sono risvegliato qua. Cresciuto a Pane e De André, ho allevato generazioni di miei scolari a De André. L'11 gennaio 2019, a 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio, abbiamo organizzato una serata straordinaria qui a Spazio Musica, la casa dei musicisti, non solo di Pavia. È stata una serata veramente bellissima, densa, e il giorno dopo, era un sabato mattina, il 12 gennaio 2019, ho avuto la sventura di incrociare in piazza Petrarca, a Pavia, nella piazza del mercato, Davide Montenovi e Margherita D'Ametti. E da lì ci siamo parlati, eravamo tutti così gasati e è nato questo progetto. Mi ricordo quando abbiamo avuto la fortuna sfacciata di incontrare Daniela dopo quel bel concerto che c'era stato a Spazio Musica, tributo a Fabrizio De André da parte dei musicisti di Pavia, e insomma si parlava di come era stato bello. È stato praticamente naturale dire: ma facciamolo in grande, coinvolgiamo più musicisti di Pavia e facciamogli reinterpretare delle canzoni di Fabrizio De André. E in effetti poi così è stato. Daniela ha fatto un lavorone, ha contattato un sacco di gente, ne è venuto fuori un progetto con un centinaio di musicisti, tante formazioni diverse, ciascuno che ha dato il suo contributo e ha interpretato a suo modo un brano di Fabrizio De André. Tutti questi brani sono finiti poi in un CD che verrà presentato a breve, e noi invece, come fotografi videomaker, abbiamo pensato che sarebbe stato bello integrare le canzoni con delle video interviste. Questo perché le video interviste danno un pochino più di sostanza e motivazione anche del legame tra tutti i musicisti con questo musicista, che può essere un legame di vita ma anche un legame astratto, cioè di conoscenza con le sue canzoni. Allora, io sono stato uno dei primi contattati, diciamo ancora prima della serata del ventennale, perché io faccio parte di una situazione, di una banda che suona da 10 anni qui a Spazio Musica e suona le canzoni di Fabrizio De André. Quando Daniela Bonanni mi ha detto: voi fate la serata per il ventennale, cosa fate per il ventennale? E io ho detto: facciamo non solo noi, facciamo una serata con tanti musicisti pavesi, proprio perché, insomma, pur non amando gli anniversari, si trattava effettivamente di un ventennale, quindi insomma di un qualcosa che andava ricordato. E dopo la serata si è parlato addirittura di fissare quello che era successo durante quella serata e fare delle registrazioni, e questo è stato il risultato, ossia un doppio CD che contiene esecuzioni di pezzi di De André, di 30 musicisti pavesi, solisti, band e formazioni anche nate proprio per l'occasione, che hanno registrato qui a Spazio Musica per la maggior parte, tranne un paio di casi, registrati da William Novati, che si è occupato di tutta la parte tecnica, da fonico e di registrazione, e io ho curato un po' quella artistica e anche, insomma, la sequenza del CD, ho dato una mano alla scelta delle take, perché a volte i brani sono stati registrati due volte al massimo, non più di due volte, e poi in totale spontaneità, non è stato fatto niente in studio di incisione, delle cose che si possono fare per rendere migliori, più che altro per cancellare gli sbagli, non è stato fatto niente, è stato tutto spontaneo, tutto libero, proprio perché l'intento era quello di conservare il momento. Una spontaneità in cui appunto questo centinaio di musicisti del tutto diversi per formazione, per esperienze, tanti hanno anche materiale originale loro, tanti stanno facendo una loro carriera, hanno progetti discografici, hanno già dei prodotti sul mercato. E per una volta ci siamo trovati, e dopo più di un anno finalmente ce l'abbiamo fatta. La cosa incredibile è che Fabrizio De André, a 20 anni dalla scomparsa, continua ad essere il fil rouge che unisce generazioni, unisce persone diversissimi, generi musicali diversi. In questo CD si possono trovare DJ, musicisti pop, rock.
Il 18, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio a Spazio Musica ci sarà la presentazione live del CD. Cominciamo il 18 per onorare Fabrizio, che avrebbe compiuto 80 anni. Quindi vi aspettiamo a Spazio Musica 18 e 19 febbraio. E poi accattate Villa. Al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare.